edizione di venerdì 10 marzo, benvenuti. I carabinieri della compagnia di Senigallia, una denuncia e due segnalazioni, ritirata la patente ad un senigallese, due marottesi trovati con l'eroina. Danneggia la porta di una pizzeria di Senigallia, poi si oppone all'intervento di agenti e sanitari. Ubriachezza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, sanzionato e denunciato un trentenne. È intervenuta la polizia, i carabinieri e il 118. Alluvione del 15 settembre 2022, firmata la declaratoria del carattere di eccezionalità. Si potrà attingere al Fondo di Solidarietà Nazionale per interventi compensativi da destinare a ristori per attività agricole. Entro l'estate 2023 rifacimento del manto stradale di via Corinaldese a Senigallia, interessato un tratto di 600 metri a Borgo Ribeca, previsti camminamento e attraversamento pedonale in sicurezza. Formazione e lavoro. Ad Ascoli Piceno un incontro per definire i fabbisogni formativi aziendali finanziabili dalla nuova programmazione comunitaria e dal PNRR. Un po' conclusivo di un giro che abbiamo fatto in tutta la Regione Marche, in tutte le province della Regione Marche, come assessorato al lavoro ovviamente, con i miei dirigenti dell'assessorato al lavoro, per incontrare tutti i cosiddetti portatori di interesse per quel che riguarda le attività legate all'inserimento lavorativo, ai corsi di formazione, eccetera. Perché tutto questo? Perché noi siamo all'inizio della programmazione, della messa in campo delle attività legate ai fondi europei per il prossimo settennato, per i prossimi 7 anni. Ci sono abbastanza fondi a disposizione messi tra PNRR e fondi europei. Noi dobbiamo far di tutto perché si possa sempre meglio trovare, diciamo così, il punto d'incontro tra le esigenze delle imprese, quindi l'esigenza di avere delle figure adatte ad essere inserite nel mondo del lavoro all'interno delle imprese, e le persone che sono in cerca di lavoro, giovani o meno giovani. Perché occorre trovare questo punto di incontro? Perché troppo spesso le imprese hanno bisogno di personale e tante persone hanno bisogno di trovare lavoro, ma non hanno le competenze adatte per quel tipo di attività che le imprese ricercano. Allora noi facciamo questo giro di ascolto con tutte le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, il mondo sindacale, un po' tutto l'associazionismo diffuso sui territori, per cercare di carpire e capire al meglio quelle che sono nei vari territori, con le varie specificità da una provincia all'altra, che spesso sono anche differenti, le esigenze che il mondo dell'impresa ha nel dover, diciamo così, cercare determinate figure, che tipo di professionalità occorre mettere in campo. E noi quindi successivamente faremo di tutto per incanalare dei corsi di formazione come Regione Marche ed appunto predisporre e formare le persone in cerca di lavoro perché siano adatte ad essere inserite secondo le esigenze delle imprese. Ecco, è un lavoro molto, se vogliamo, scientifico che stiamo facendo, proprio per far sì che l'incrocio tra domanda e offerta fosse la più ricca e appropriata possibile. Quindi sono momenti, secondo me, molto interessanti e anche tendenzialmente molto partecipati, come del resto vedo oggi qui ad Ascoli. La Regione Marche festeggia il decennale della Fondazione FS Italiane con la prossima riapertura della ferrovia subappenninica italica, la linea ferroviaria che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una fortunata coincidenza. Proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori per il ripristino della linea ferroviaria subappennina italica che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una linea ferroviaria seriamente danneggiata durante l'alluvione del 15 settembre scorso. E proprio in questi giorni, 10 anni fa, nasceva Fondazione FS, un ente che valorizza l'enorme patrimonio culturale, storico, tecnico di Ferrovie Italiane. Un patrimonio che è una risorsa per tutta la nostra nazione, non solo dal punto di vista turistico, ma anche commerciale, che viene recuperato ripristinando treni e linee ferroviarie troppo spesso, troppo velocemente abbandonate. E allora il treno tornerà a sferragliare proprio quest'estate sulla linea subappennina italica, trasportando
turisti, studenti, intere famiglie alla scoperta di territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino, alla ricerca e nella visita dei musei dei nostri meravigliosi borghi e per assaggiare le eccellenze enogastronomiche di questi territori tutti da scoprire. E allora siamo orgogliosi di poter festeggiare il decennale di Fondazioni e Ferrovie dello Stato con la riapertura della subappennina italica, definita dal direttore ingegner Luigi Cantamessa una bella storia italiana. Perché non esiste futuro senza visione, non esiste futuro senza infrastrutture stradali e ferroviarie. Niente basket e niente calcio questa settimana a Senigallia, gioca infatti soltanto la Vigor ma in trasferta. Alle 14.30 i rossoblù viaggeranno alla volta di Vasto per affrontare la Vastese nella 27esima giornata di Serie D. Non gioca invece la Golden Gas né in casa né fuori, il campionato di Serie B è fermo per la Coppa Italia a cui la Golden Gas non è riuscita a qualificarsi. Dunque il campionato di Serie B maschile riprenderà il 19 marzo con la partita interna per la Golden Gas contro il San Miniato. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Le rubriche di fine TG, una foto al giorno, lo scatto di oggi appartiene ad Andrea Giuliani dal titolo Un posto in prima fila. Votate le nostre foto sulla pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le condizioni meteo sulle Marche di sabato 11 di marzo, cielo in prevalenza poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 19 gradi, la minima di 11, i venti saranno tesi, il mare mosso. La farmacia di turno nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 di marzo e la farmacia comunale centrale Largo Puccini a Senigallia. Grazie per averci seguito, buon fine settimana. Torneremo insieme lunedì, vi aspetto. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.